Buongiorno ragazzi, sono Mike Senza Nome, vi do il benvenuto a questo nuovo episodio di Nantucket. Dopo il primo episodio dove abbiamo visto quelle che sono insomma un po' gli elementi di base che compongono questo gioco di ruolo gestionale, adesso vediamo di andare avanti e parlare un po' di meno ma giocare un po' di più. Quindi viene fuori che finché io stavo aggiornando il mio diario di bordo, uno dei miei uomini mi ha detto: mi spiace interromperti capità, ma devo chiedere qualcosa di importante. La mia unica sorella mi ha detto che si sposa tra poco e devo andare al matrimonio. Consideri un po' questa mia richiesta e mi porti magari a casa sua. E io dico: vabbè, allora sono sicuro che possiamo passare da lì. E viene fuori che è sotto un attacco. Quindi Michael, il mio tizio, che tra l'altro io vorrei abbandonare sto tizio, ma lui non lo sa ancora. Vorrei scaricarlo. Però viene fuori che, attenzione, c'è una tempesta. Allora noi evitiamo la tempesta, perché la tempesta danneggia la nave. E quindi andremo ovviamente controcorrente, perché così ci piace. C'è ancora la tempesta, non c'è più la tempesta, quindi andremo da questa parte. E le balene, sapete che faccio? Torno in questa zona dove ci stanno le balene, perché è una zona dove in questo momento si stanno accoppiando. Quindi potrei anche aspettare. Ferma, vediamo un attimo. Abbiamo qualcuno di ferito a queste parti? C'ero io che ero ferito, ma mi sono ripreso. E abbiamo questi signori. Allora, Michael, se muore qualcuno, abbiamo capito che è uno sfigato, non gli piace quando muore qualcuno, è debole di cuore essenzialmente. Abbiamo grog per 56 giorni, acqua per 98 giorni e cibo per 120 giorni. Il morale è meno 1, perché Hugo e Isaac sono sotto di morale. Fantastico. La nostra missione ci dice di andare a vedere cosa vuole Michael. Ma intanto, visto che abbiamo ancora riserve e questa zona è dal 21 dicembre fino al 19 di marzo, siamo quasi a fine periodo, quindi io direi che ci fermiamo qua e andiamo a caccia di balene. Vediamo di fare un po' di escape perché ci servono. E stiamo cercando balene ma non ci stanno. Eccole qua, Lower Whale Boats and Lead the Hunt. Andiamo ragazzi. Quindi ovviamente piove, tanto per cambiare. Vedremo di fare un po' di combattimenti. Last used. E viene fuori che ci sono io, Isaac e questo tizio qua. Allora, finché, cioè, nonostante Isaac ci piaccia, io questo lo tiro via e prendo il medico. Mike, però, gli diamo l'attacco. Io spero che possa essere utile. Quindi troviamo di nuovo un neonato. Va bene, fa stesso. Quindi science dice sides won't enable commands. Vuol dire che quello che sta sul lato della scienza non farà niente. Il che vuol dire che ha reso sto tizio inutile per questo turno. Allora facciamo roll. E viene fuori che io ho l'onore di... ho l'orrore di ammazzare questa piccola balenottera. Ci pigliamo altri 50 dollari. Un altro po' di cibo. E continuiamo la nostra ricerca. Altre balenottere, grazie. Però è che più combattiamo, più poi nella zona riusciamo anche a trovare cose più... balenottere più grandi. E lì diventa forse un po' più problematica la cosa. Comunque potete vedere che i prezzi cambiano in base al mercato. In questo momento il prezzo è 27,55 il blubber. E di nuovo andiamo a combattere. Vediamo cosa succede. Cosa succede oggi. Di nuovo piove. Last used di nuovo, grazie. Quindi questo lo facciamo così. E anche questo per l'inizio del combattimento. Di nuovo neonato, tranqui. Le abilità speciali di questo tizio, della creatura marina, sono disabilitati. Va bene, va bene. Di nuovo io con un colpo maldestro, visto che ha poca vita, riesco a farlo fuori. A questo livello sì, è abbastanza semplice, sono perfettamente d'accordo. Più andiamo avanti vedrete che non sarà così semplice. E anzi, ci sono morto. E di nuovo abbiamo il first aid del signor Hugh. È l'unica abilità che abbiamo sbloccato. Quindi io direi che curo Mike e tolgo anche il bleeding, anche se non ce l'aveva, a dire la verità. Ovviamente adesso ho messo il bleeding sul signor Michael. Bene, fantastico. Il signor Hugh più va avanti potrà curare tutta la barca. Il che vuol dire che è molto importante avercelo. Ed è molto importante proteggerlo. Allora,
in questo livello, in questa sono contro il sole, di conseguenza io non posso usare attacchi. È una sfiga tremenda questa, però pazienza. Infatti vedete, l'unica abilità che avevo era un attacco ed è stato negato. Questo elemento RPG mi uccide in tutti i sensi. Bene, qua abbiamo il sanguinamento che toglie vita e avanti così. Dunque, di nuovo, allora, nessun effetto, grazie. Grazie. Roll. Allora, io ovviamente decido di ammazzare la creatura e non aveva senso andare avanti a fare altre abilità, quindi mi prendo il blubber e direi che posso anche andare verso un untucket. 7 giorni, quindi andiamo avanti. Navigazione, via verso un untucket. Torniamocene alla base. Come cosa principale io direi che andiamo a esplorare un po' le altre cittadine, che sono Peterhead, Horta e Imbituba. Lo vedremo più avanti. Intanto entriamo nel nostro bellissimo porto e vediamo cosa possiamo fare qua dentro. Dunque, potete vedere che qua io ho venduto 12 blubber per 337. Non avevo olio perché non era stato trasformato. Il blubber si trasforma, il grasso si trasforma in olio a bordo delle barche. E questa è una pratica veramente oscena. Però, pazienza. Comunque, io ho fatto 337, di cui 309 sono miei. Posso usarli per quel che mi pare. 28 vanno alla ciurma. Quindi, tutte le mie ferite sono state curate e siamo pronti per ripartire. Andiamo a prenderci anche i cash che ci devono. E abbiamo... dobbiamo scoprire il destino di Josephine, ok? Che stava andando da Nantucket a Cape Town, ma non ha mai raggiunto la sua destinazione. Quindi accettiamo la nostra missione. Nel frattempo andiamo a vedere cosa abbiamo qua. Allora, ho cibo per 200 giorni, quindi sono a posto. Ci prendiamo magari un po' d'acqua, giusto per un centinaio di giorni. Un po' di grog, 73 giorni, ci piace lo stesso. E legname, ok, ma non troppo. Di conseguenza andiamo alla taverna, perché ci sarebbe il signor Michael, ok? Il signor Michael, che è un tizio abbastanza interessante, ma non è che mi piace sinceramente più di tanto il signor Michael. Owen, d'altro canto, ha delle abilità maggiori, ha più HP, vuole il 6% contro Michael che vuole un 3%. In più ha un'abilità positiva, più 1 di vita per livello, e che ci piace tanto. In più ha anche delle abilità che sono praticamente creare sanguinamento e legare le balenottere, che praticamente fa danno e aggiunge l'abilità di sanguinamento e lega la creatura, il che vuol dire che non si può immergere, ma questa è una cosa avanzata. Quindi vendiamo il nostro, ci sbarazziamo di Michael. Potete vedere che il mio prestigio da 10 è sceso a 9 e adesso con questo io assumerei anche il signor, assumerei il signor Owen. Il signor Steve, nonostante sia di livello maggiore, ok, ha 28 di vita, ha 6 di hunting però. Allora io però comunque prendo il signor Owen e abbiamo un nuovo bel cacciatore. Vedete che qua sulla balenottera possiamo vedere che io mi piglio l'89% e la mia crew si prende l'11%. Ok? Bene, fantastico. Hugh li vogliamo bene, ce lo teniamo, ha dei tratti positivi. E anche Isaac. Cerchiamo di circondarci da gente positiva e andare avanti. Michael ha una missione in sospeso, sei sicuro di volerlo andare? Sì, lasciamolo andare, vai con Gesù. Altra cosa, mi serviranno ad esempio gli harpoon di livello maggiore, oppure lavoriamo per prendere una barchetta migliore, ad esempio questa. Ci vogliono 5700, il che vuol dire che dovremo fare un bel po' di strada. Non è ricercabile, perché non è ricercabile? Perché non ho ancora finito di ricercare questa, che finirà il 31 marzo. Bene, fantastico. Allora, io direi che siamo pronti per salpare nuovamente. Dunque, ci fa vedere che il nostro obiettivo, potete vedere che devo scoprire il destino della barca Josephine, ok? E nel farlo è lungo questa tratta. Io, guardando giusto così un po' ad occhio, ma proprio a casaccio, direi che ci facciamo questa rotta qua. Vedete bene che ad esempio se io vado da Nantucket o da Horta verso Peterhead, ho tutto il vento a favore, ma se voglio andare da un'altra parte, mi tocca fare un più strada. Quindi entriamo a Horta, vediamo cosa c'è a Horta. Ovviamente non ho guadagnato un cazzen. Il giornale mi dice che ci sono dei lavori anche qua. Devo consegnare dei beni a Honolulu, ma servono 50 spazi di carico.
mi pagherebbe un bel po' e un bel po' di esperienza. Il problema è che io non c'ho cash, ok? Questo livello, a questo punto, voi non vedete assolutamente i pirati. Ma più avanti ci saranno anche quelli. E sarà una rottura di balle. Da balle, ma di balle, ma di quella. Cioè, perché devi evitare i pirati e le tempeste e tutte queste cose qua. Non è molto easy. Ma se per quello il gioco pone davanti a un sacco di sfide. Quindi 10 giorni, poi direi che dobbiamo seguire la costa, evitando di andare controcorrente il più possibile. E allora io però sapete cosa faccio? Punto un attimo verso questa zona qua. Vediamo se riusciamo a trovare qualche cosa. Non so neanche se c'ho cibo abbastanza per fare tutto il giro, a dire la verità. Dovrebbe essere lungo la linea blu che si è andata a perdere la nave che stiamo cercando. Quindi sì, era meglio se andavo lungo la costa, così mi tocca andare a mare aperto. E vediamo un attimo. Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, ok. No! Non so neanche che cazzo ho schiacciato, però vabbè. Che diavolo ho combinato? Praticamente ho trovato la nave, ho salvato un tizio dell'equipaggio e ho guadagnato prestigio. Perché ho premuto per fare una scelta che non avevo neanche visto di averla fatta. Insomma, ho combinato una delle mie, fa stesso. Comunque, viene fuori che lavorando corpo a corpo, vicini vicini con un mio collega, ho visto la sua forza incredibile. Riesce a muoversi in giro per la nave con tanta facilità. Quindi mi fa sentire un po' uno sfigato. Io posso cercare di aumentare il mio ritmo e migliorare la mia forza. Cosa significa? Che praticamente c'è un 80% di probabilità che io ottenga l'abilità forte, oppure un 20% che io diventi debole. Oppure posso provare la mia fortuna, oppure non ce ne frega niente, continuiamo così. Ma noi proviamo e siamo diventati più forti. Cosa vuol dire questo? Che io vado in questo menu, metto in pausa, grazie, e posso vedere che adesso ho combattuto, ho lo strong più 2 damage in combat against sea creatures. Quindi io adesso posso anche diventare un cacciatore volendo. Non è questo quello che mi interessava, ma visto che siamo qua io andrei verso Imbatua, perché viene fuori che abbiamo trovato la nave. Mi sono perso praticamente la parte più interessante di questa missione, però vabbè, tranqui. Evitiamo. Oh cazzo, pirati. Uno sloop da guerra. Abbiamo appena passato vicino a uno sloop da guerra e stiamo rimanendo senza grog. Quindi posso diluirlo con l'acqua, oppure io smetterò di bere grog in modo che l'equipaggio ne abbia di più. E vabbè, perché non farlo? Quindi T total, e vuol dire che io sono diventato più simpatico e più buono perché ho smesso di bere grog. Entriamo nel porto da questa parte. Mamma mia, sto rimanendo senza beni. Bene, lo so. Quindi prendiamo un po' di grog. Oh cazzo, un po' troppo. 130 giorni ce lo faremo bastare. Acqua, è più importante l'acqua. Potete vedere che il negozio e il giornalaio e la taverna sono di livello 1, mentre non si può neanche riparare o potenziare la nave da questa parte. Di conseguenza a Imbituba noi andiamo via, perché Imbituba è un po' piccolina come cittadina. Imbituba, con un nome così, non so come poteva essere diversamente. Visto che abbiamo completato la nostra missione, direi di recarci dritti dritti a Nantucket, dove guardate il prezzo, è addirittura a 30. Io ho venduto quando era 27. Mannaggia a me. Vabbè, uno dei miei uomini è veramente generoso e si è offerto di aiutarmi a diventare anch'io allo stesso tempo generoso. Quindi 20% per diventare più avido, oppure un 80% per diventare più generoso. Vediamo. E io divento generoso, grazie. Allora io posso andare qua. Quando sti signori ha finito di cantare, pazzo, posso parlare anch'io. Comunque stavo dicendo che potete vedere che io ho dei tratti e posso averne due alla volta e basta. In questo modo, allora, o ne ho open minded e guadagno esperienza e sono più forte, oppure vado avanti e posso diventare generoso, oppure T-Total. Ma in questo caso io direi che ci teniamo questi due tratti. Possiamo averne due alla volta e basta. Quindi io mi tengo questi due tratti e ciao. Quindi andiamo a vedere dov'è la nostra nuova missione. Vicino a Cape Town. Va bene, noi ci siamo già stati più o meno lì in zona, quindi approfittiamo. Quindi andiamo qua e poi andiamo qua. E visto che vogliamo un gioco di navi, ecco che stiamo giocando a questo gioco dove abbiamo tante navi, ok?
in attesa che venga rilasciato Sea of Thieves, che sarà spettacolare, ma veramente spettacolare. Vediamo se questa zona qua è vera, che ci sono le balene. Se è vero che lì ci stanno le balene, siamo a cavallo, ragazzi, perché... A parte che adesso abbiamo il vento dietro, quindi ci va benissimo. Ci stanno delle pinne! Andiamo a caccia, andiamo a caccia. Non so cosa ci sia esattamente, ma andiamo a caccia. Dunque, allora, ovviamente prendiamo Owen, che è super potente. Prendiamo Hugh e prendiamo Mike. Allora, Mike fa un po' di manovre evasive, ci piace. Hugh può curare qualcuno e in questa fase non ci serve, quindi mettiamo anche lui a caccia. E Owen, invece, deve fare tanti danni. Potete vedere che adesso su 5, anzi scusate, 4, 6 caselle, su 6 caselle 4 fanno danni. Quindi Owen ha una buona probabilità di fare danni. Abbiamo due squali, combattiamo contro due squali. Quindi hanno due carte anche loro. Giriamo i dadi e fa 15 di danno, attenzione. Beh, anche questi sono neonati. Di conseguenza li facciamo fuori, ne facciamo fuori uno. L'altro farà danno. E ovviamente, cazzo se fa danno, porca puttana. Porca troia, rischiamo di perdere il medico qua. E ovviamente Mike è stato, visto che c'è soleggiato, ci abbiamo il sole in faccia, si è beccato. Mamma mia, ci piace qualcosa? No, per niente, aia, aia. Facciamoli male, ma il nostro medico rischia di brutto. Ci è andata bene, ci è andata veramente bene. Abbiamo solo cibo, perché questi tizi non droppano grog, chissà come mai. Di conseguenza andiamo subito qua, prendiamo il nostro medico e lo mettiamo in cambusa a riposare. Sappiamo che prendiamo un HP al giorno, quindi non è tantissimo, ma è sempre qualcosa. Ma è pieno di temporali da ste parti, zio. Cioè, nel senso, dai, dammi una mano anche tu, eh. Eccoci qua nella zona di balneazione. E andiamo, prendiamo le barchette, andiamo a vedere se c'è qualcosa. Oh Cristo, abbiamo trovato degli squali. Squali, squali, ragazzi, ci piacciono gli squali? No, per niente, gli squali fanno male, Cristo. Ma Hugh si è ripreso, quindi last used. E andiamo così, andiamo così. Allora, Hugh, vai, danno anche tu. Questo è giovane. E infatti ha 8 HP e fa anche più danni. Le acque sono limpide, pulite, quindi questo è spacciato. Se io avevo il colpo maldestro di Hugh, facevo 7 di danno e questo rimaneva in vita. Ma invece abbiamo Owen che gli dà una bella botta e bam, colpo secco. Bravo Ciccio, bravo Ciccio. Potete vedere che guadagno esperienza e altro cibo. Ovviamente più è grande e grosso come creatura. E basta che stavo Australia, zio. Allora, praticamente viene fuori che erano solo dei pettegolezzi sul fatto che qua ci potesse essere una zona di caccia alle balene. Di conseguenza io adesso dovrei tornare nella cittadina e dire: ciao belli, mi avete fregato, qua non è vero. Ma io vado a Cape Town, in Sudafrica. Bene, andiamo in Cape Town. Non ci abbiamo niente da vendere. Vediamo cosa c'è sul giornale. Vabbè, ok, hanno liberato altre navi di schiavi e via dicendo. Essendo che di livello 1 abbiamo solo ragazzacci, quindi non abbiamo nessun tipo di equipaggio di persone di equipaggio decente. Poi posso prendere un po' di acqua per il viaggio di ritorno. Potrei anche vendere qualche pezzo di cibo, vedete che ne ho in abbondanza, giusto per arrotondare un po' e prendere altra acqua. Sì, è un giochetto un po' statico, diverso dagli altri, ma secondo me, se lo giocate in prima persona, se lo giocate voi stessi, è decisamente più coinvolgente, decisamente più... Perché non perdona, ok? Non perdona. Rispetto all'ultima volta che ci ho giocato, l'esperienza è diversa. Vedete che sono 30 giorni fin qua. E poi io da qua faccio questa rotta qua e dovrei essere in 50 giorni dall'altra parte, grazie al fatto che ho il vento dietro. Ed ecco qua un evento importante, ragazzi. Il nostro signor Hugh è aumentato di livello. Va bene, è aumentato di livello. Di conseguenza, se sti cazzo di signori smettono di cantare, porca puttana, e non hanno intenzione di smetterla, però che vogliono farmi arrabbiare, però fa stesso, posso migliorare le abilità dei miei uomini. In questo caso il signor Hugh può scegliere la specializzazione, dove sarà un field doctor. E il field doctor praticamente cura le ferite che ci sono durante i combattimenti. Un medic si occupa praticamente di ripristinare la salute durante i viaggi in mare. E un biologist sono quelli che studiano le creature viventi e mi aiutano a capire come cacciarle meglio, capito?
cioè questo essenzialmente mi aiuta a migliorare essenzialmente il mio rendimento nei combattimenti. Però io prendo un Field Doctor, grazie. Perché ho preso un Field Doctor? Ma andando sulle skills potete vedere che bandages a livello 5 diventano bandages, quindi praticamente tutte le persone su quella barca diventano immuni all'effetto di sanguinamento. E poi a livello 9 può fare il CPR, essenzialmente massaggio cardiaco, quindi resuscitare i miei marinai essenzialmente. Grazie. C'è un messaggio, c'è una missione secondaria sempre per il medico, quindi proviamo ad andare, ragazzi, proviamo ad andare. A quanto pare questo nostro simpatico marinaio ha appena avuto un figlio che vorrebbe vedere. Il problema è che io potrei attraccare al porto più vicino e lasciare che vada a visitare casa, ma c'è una percentuale del 33%, non capisco perché, comunque. Oppure potrei ignorarlo e continuare ad andare. Io provo, e viene fuori che, attenzione, c'è qualcosa di losco sotto. Quindi, ho seguito le indicazioni del tizio e sono arrivato a casa, la casa del mio marinaio, che è giusto fuori dal villaggio. E il mio carissimo marinaio mi dice: "Ehi, capita, dobbiamo scegliere il nome del nostro figlio. C'ha qualche suggerimento?" C'è, scusa zio. Ok, non me ne frega niente, dagli un nome. Però io dico, sai cosa ti dico? Dagli il mio nome. Quindi Hugo ha completato la missione. È diventato molto più contento perché io gli ho dato un passaggio e quindi gli ho dato anche il mio nome. E io ho guadagnato prestigio perché suo figlio si chiama come me. Ma che bello. Quindi sail away e andiamo a Nantucket e concludiamo questo episodio, dove abbiamo dato un nome a un bambino. Mamma mia che emozione, ragazzi. Quindi entriamo nel porto di Nantucket. Fantastico. Hugh ovviamente vuole essere pagato di più, 1% in più. E andiamo a riscuotere i nostri cash, 200. E devo scoprire anche cosa è successo alla Myrtle. La Myrtle viaggiava da Nantucket a Honolulu, ma non ha mai raggiunto la destinazione ed è bella distante. Ma io con questo direi che concludo questo episodio di Nantucket. Spero che vi sia piaciuto, è un giochetto molto particolare, secondo me dovete provarlo. Vi ricordo che se lo prendete su Steam poi avete 2 ore per poterlo provare in lungo e largo prima di chiedere un eventuale rimborso, ma spero che non ci sia bisogno, perché io lo trovo giustamente invogliante e giustamente divertente a continuare le nostre avventure per vedere come andranno le cose, cosa succederà. E vi posso assicurare che non è molto semplice, nonostante all'inizio sia un po' lento come tutti i giochi che abbiamo visto, anche i soliti gestionali, ad esempio un Railway Empire. Anche qua bisogna partire da qualche parte per poi avere molta più azione. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione, sono Mike Senza Nome e ci vediamo al prossimo episodio. Mike Senza Nome, passo e chiudo, ciao e alla prossima, ciao ciao!